Ora la stessa cosa al nostro prossimo ospite, perché puntuali e svizzeri come sempre alle 14:45 abbiamo il piacere di ospitare Sabatino Durante, agente FIFA. Eccoci, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Ciao Sabatino, io sono Francesco Di Somma, è un piacere averti qui al telefono con noi su Radio Napoli Centrale a Un Calcio alla Radio. E stavamo parlando di Neres, questo giocatore che è arrivato a Napoli e subito è entrato nel cuore dei tifosi. Che giocatore è questo? Noi abbiamo visto poco in realtà di lui, però quel poco che abbiamo visto ci sta piacendo. Ma insomma è un ragazzo che quando è apparso nelle giovanili del San Paolo, no, insomma, prometteva molto, insomma, dai, appena nasce e si ferma un attimo in Brasile un esterno, dicono che è Neymar, insomma lui non è mai stato Neymar, mai diventerà Neymar, normalmente c'è un, come si dice, una catena di distribuzione. Se un giocatore del San Paolo va in Olanda, se diventa fenomeno va in Premier League, se diventa un giocatore discreto va in Portogallo e poi magari avrà la fortuna di andare in una squadra importante in Europa. Quindi credo di aver detto tutto, cioè un giocatore che ha qualità ma non ha mai espresso appieno le capacità che ha e poi soprattutto non ha mai dato continuità. È un ragazzo che ha 27-28 anni. Spero per lui che dia continuità a Napoli. Inizialmente si pensava che fosse il sostituto di Politano, ma leggo e sono convinto, sono della stessa opinione di Conte, che probabilmente è un giocatore che può giocarsi il ruolo con Caraschelia, non con Politano. Politano è un giocatore che sa fare la fase difensiva, la fase offensiva, quindi un giocatore che dal punto di vista tattico si adatta di più a quello che sono le coordinate tecniche e tattiche del campionato italiano. Neres è un giocatore che ha degli scudi eccezionali, però è nell'ambito di una stessa partita, nell'ambito di un campionato, non ha mai dato continuità. Dai, diciamo, è un po' il Leao della situazione, cioè il giocatore su cui nessuno può discutere per quanto riguarda le qualità, ma poi quello che conta all'interno di un campionato è la continuità. Però una chance a questo ragazzo io la vorrei dare, cioè lo vorrei vedere in un'intera partita o comunque un po' più in campo, perché per adesso ha giocato veramente molto poco. Anche noi, io per primo, credevo fosse una valida alternativa a Politano, anche perché dispiace avere in rosa gente come Neres e Caraschelia e non poterli mettere magari per qualche momento insieme, però come dicevi giustamente tu, ci sono degli equilibri da mantenere e Neres questa capacità, questa attitudine un po' difensiva non ce l'ha. Domani il Napoli gioca contro il Lecce, può essere l'opportunità per vedere di più Neres in campo? Ma è il modo di giocare, cioè per esempio avete visto ieri la partita del Barcellona, il Barcellona gioca con Jamal a destra e con sinistra e a sinistra Rafinha, cioè due giocatori che giocano quando hanno la palla al piede e fanno meno la fase difensiva, ma è il modo di giocare, noi giochiamo in maniera diversa, cioè, giochiamo meno sul possesso palla, più negli spazi e quindi è facile perdere palla e quindi quando perdi palla ci vuole qualcuno che poi sia in fase difensiva, è un modo diverso di giocare il nostro e quindi ci sono giocatori che si adattano di più a un certo tipo di calcio e un altro tipo di calcio. Certo, il Lecce viene da una batosta seria, quindi non è che verrà a Napoli a prendere un'altra batosta, quindi potrebbe essere l'occasione, ma io credo che meglio di Conte nessuno sa qual è la realtà della squadra e chi deve giocare e chi non deve giocare. Io credo che questo sia un giocatore più da subentrante, è uno che è fresco in quel momento, ha dribbling, ha passo, qualità e credo che questa sia stata la funzione che gli è stata data dall'inizio e per questo è stato comprato, cioè nel senso che ci sono giocatori, Napoli, ricordate Attini eccetera eccetera, ci sono dei giocatori che sono per i 90 minuti e chi invece è per i 30 minuti, i 25 minuti, i 15 minuti. Io credo che questo sia un giocatore
che può fare la differenza da subentrante. Ho capito. E quindi magari può essere utile per scardinare una difesa bloccata come quella che potrebbe essere del Lecce, che certamente non viene a esporsi dopo la batosta che ha preso, e avere Neres può essere un'arma in più nel dribbling, nello stretto, non so, nel creare la superiorità numerica. Certamente sì, queste sono le sue caratteristiche, il dribbling, il passaggio, il cross. Chiaramente, ripeto, è un giocatore che non ha mai dato continuità. Se uno arriva a 26-27 anni, 28, adesso non ricordo esattamente la data di nascita. Insomma, diciamo alla maturità piena, ecco. Vabbè, ci sono giocatori che maturano molto tardi, ma credo che i 27 anni, i 26 anni siano un po'... anche il cartello non è mai troppo tardi, insomma è un cartello che rimane indietro, dai. Certamente così. Senti, è un giudizio in generale un po' su questo avvio del campionato italiano, quali sono gli equilibri delle forze in campo? Ma il Napoli ha un allenatore che alla lunga fa la differenza, perché un campionato non lo vince necessariamente la squadra più forte, la vince la squadra che in ogni partita riesce a mettere una squadra che sa quello che deve fare in campo, quindi concentrata. La squadra più forte da anni è l'Inter, però lo era quando ha vinto il Napoli, lo era quando ha vinto costruito il Milan. Perché? Perché l'Inter è una squadra che si concentra quando è la partita, invece concordo. I tre punti sono... tre punti quelli che tu porti a casa contro la Juventus, contro il Milan, contro l'Inter, e sono anche quelli contro l'Empoli, contro anche squadre, e quindi gli equilibri sono quelli di partenza, diciamo. Il Napoli ha trovato subito più o meno la quadratura, perché chiaramente ha cambiato parecchi giocatori, c'è un allenatore nuovo, quindi non è facile trovare la quadra subito, l'ha trovata subito, sta facendo bene. Io credo che il Napoli, insieme all'Inter, insieme al Milan, alla Juventus, che prima o poi verranno fuori, se la giocherà fine alla fine. Poi vince uno o vince l'altro, dipenderà da episodi. Il Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe, che è un vantaggio molto, molto importante, perché hai più possibilità di allenarti, quindi hai più possibilità di mettere insieme i giocatori, e poi soprattutto hai la possibilità di non avere tanti infortuni, perché se tu giochi 2 o 3 volte alla settimana, gli infortuni possono, insomma, capitare molto, molto velocemente. Il Napoli ha questo vantaggio, ha il vantaggio di un allenatore che è un martello pneumatico, che quindi il primo anno sicuramente fa la differenza. Diventa un po' stucchevole il secondo, il terzo anno, perché come la fune, più la tira più si rompe, più si stucca. A un certo punto non puoi tirare troppo la corda. Ma è la storia di Conte, cioè è la storia di Conte. Fa la differenza, il secondo comincia a rompere le scatole, il terzo rompe di brutto. Questa è la storia di Conte, grande allenatore, però è uno che vuole andare sempre a 1000, che sta sempre lì dietro a punteggiare. Forse per questo ha firmato un triennale, è già tutto prescritto. Va bene Sabatino, grazie, è stato un piacere averti con noi. Buon lavoro, grazie e buon lavoro anche a te, ringraziamo.